di rapporto con alcuni enti ed associazioni che ho piacere ovviamente di invitare, perché insieme ci ha permesso di definire un progetto che illustriamo questa sera, ma che dovrà essere aperto e sviluppato in sedute successive. Oltre al Comune di Senigallia, qui naturalmente il Sindaco, che porta i suoi saluti, chiederà anche il suo contributo a questo incontro, il Consorzio CIR 33, che ringrazio il Presidente Simone Cecchini per la presenza, la Camera di Commercio di Ancona con Stefano Burattini, consigliere camerale e interviene anche in qualità di Presidente da Gigi Marche, le Alleanze Cooperative di Ancona con Marina Marinelli che è qui con noi, in collaborazione alla cooperativa Camota e al Consorzio Solidarietà con il Presidente Lucio Cimarelli. Questo primo gruppo di enti e associazioni che abbiamo costituito per iniziare ad elaborare un progetto che abbiamo chiamato Riprendiamoci il Futuro, un patto territoriale per lo sviluppo occupazionale, porto ad analizzare su un momento di crisi economica così complesso che sappiamo non facilmente superabile, tentare però di trovare delle soluzioni affinché nuovi progetti legati su un tema ormai assodato di nostro valore territoriale, che è quello dell'economia legata al turismo, che tipo di opportunità, quali nuovi ambiti possiamo sviluppare affinché il nostro territorio possa ampliare la sua offerta turistica. Qui abbiamo, mi preme la presentazione della Regione Marche, che interviene con il dottor Ruggini, il professor Boiocchi, che avrà pochissimo tempo, quindi modificheremo gli interventi perché deve partire per Milano, ma ci tengo in modo particolare alla sua relazione sulla valorizzazione turistica del territorio come opportunità occupazionale per lo sviluppo locale sostenibile. Il professor Boiocchi è un professore di marketing turismo alla IUM di Milano e quindi il suo contributo e il lavoro che sta svolgendo con la diocesi di Senigallia su un importante progetto con il contributo della CEI. Un importante anche intervento è di Roberto Frullini, vicepresidente del Solidarietà Marche, che interverrà sulla esperienza turistica dal punto di vista del disabile, e l'architetto Mario Gentili, che interverrà con alcune analisi, alcuni aiuti, alcuni suggerimenti nell'ambito dell'accessibilità negli stabilimenti balneari. Perché abbiamo mescolato, sembrerebbero, questi due aspetti, che sono, abbiamo toccato tre punti importanti che toccheremo questa sera. Nell'ambito del settore turistico, l'aspetto del turismo religioso, quale opportunità può dare nel nostro territorio, viaggi di fede, che cosa, se abbiamo di potenzialità, noi riteniamo di sì. L'altro obiettivo che ci vogliamo porre è quello del turismo sociale accessibile, cioè come le cooperative sociali che operano già nel territorio, che contributo possono dare alle nostre strutture, alla nostra economia turistica. E l'intervento del CIR33, nel nostro partner base, riguarda il turismo sostenibile. Sono tre aspetti che via affrontiamo, ma io non voglio ovviamente portarvi altro tempo, lascio subito la parola al Sindaco Maurizio Lanciarati per il suo saluto e il suo introduzione. Grazie. Intanto buonasera a tutti. Che abbiate aderito così numerosi a questo percorso, che diceva l'assessore Muffi, che ringrazio per il lavoro di sintesi che abbiamo cercato di mettere in campo, e vedete qui con tutta la nostra società articolata,
e tracciare percorsi possibili all'interno di un'economia che oggi marca il suo tempo, all'interno di una società che rischia di sfaldarsi, all'interno di un sistema che ogni giorno di più rischia di implosione. E guardate, dirlo oggi ci sembra quasi certificare lo stato dell'essere, trovarci dentro un percorso che vede la nazione oggi disorientata sul piano politico, assolutamente inaffidabile rispetto ai provvedimenti che si assumono. Non sarebbe quasi facile dire quello che sta accadendo oggi con la Thales o la Mini, definire i provvedimenti tampone è riduttivo e non adeguato rispetto all'approccio banale, superficiale con il quale sono stati pensati e messi in campo. Banale e superficiale. Provvedimenti che mettono ancora di più in ginocchio le famiglie e le imprese, che non danno respiro, che creano preoccupazione, che creano tensione sociale. Allora io sono convinto che siccome rispetto a processi di macroeconomia noi abbiamo perso tutti i treni, tutti quelli che riguardano il vecchio mondo economico, quello del G3, G5, G8, dico G30, abbiamo perso. Siamo in assoluto affanno rispetto ai paesi emergenti, che li definiamo così e tali noi, ma quindi sono emersi e hanno una propulsione e un approccio rispetto alle soluzioni della loro economia che si rivela con il sistema progressivo completamente. Allora abbiamo la presunzione di pensare che ripartendo dal basso, ripartendo anche da idee e da elementi rispetto ai quali questa amministrazione e questo territorio, questa città ne hanno fatto elemento di gestione quotidiana. Parlavamo di cultura, di turismo, quando nella regione pensavamo che fossero le lavatrici in bianco a trainare l'economia, pensavamo alla cultura e al turismo declinati, quando ancora continuavamo a dire che questa è la regione più manifatturiera d'Italia e che quella sarà la storia che ci metterà nelle condizioni di. Non è così, non è così per le questioni di carattere internazionale e per la competizione che è così forte e dove noi siamo assolutamente inadeguati. Siamo inadeguati sul piano burocratico, siamo inadeguati sul piano politico, siamo inadeguati sul piano delle nostre scelte. E allora ritornare, bene Paola ha sintetizzato su due temi, a ripensare come unico elemento di uscita di questa nazione il turismo declinato partendo dalla cultura. Di questa nazione, perché se noi ritorniamo a ragionare sulle cose non riproducibili, sui sistemi dei quali noi non abbiamo paura di competitori, di sistemi
e di proposte che non possono essere emulate se non cimentate. Allora, se rimettiamo a disposizione del 99,60 della popolazione mondiale questo patrimonio, perché non siamo quel pezzo del 99 e resto, ecco che forse si possono tracciare speranze, prospettive future. E allora noi da questa realtà la nostra, vogliamo cercare di dare un indirizzo. È presunzione, è supponenza, è eccesso. Non penso. Io dico che tutti i sistemi possono trovare nelle microgenerazioni il lievito adeguato per essere accumulati. Allora, veniamo oggi da una giornata particolarmente positiva. Eravamo in regione con il dottor Ruggini, con Giovanni Cuprezzi, per presentare un progetto di scala nazionale. Il professore, eravamo insieme. E si parte da dove? Oggi lo posso dire, stamattina era un po' più complicato, partiamo da spiegare. Il turismo religioso che trova un tema di riferimento nazionale da noi. Perché? Perché abbiamo già fatto dei percorsi, perché c'è una nostra cooperativa, l'undicesima ora, che ha costruito delle opportunità e che da qui possono ripartire idee da mettere a disposizione. Ma non solo, io penso che i turisti declinati possono trovare in questa realtà molto piccola ma utilizzabile come metafora una loro è una propria articolazione, perché noi è vero, abbiamo il mare, abbiamo quel tipo di turismo balneare, abbiamo un patrimonio artistico-culturale incredibile, abbiamo un territorio, una collina, una montagna che ha delle peculiarità e degli elementi unici, abbiamo l'enogastronomia di riferimento internazionale. E allora tutto quello che si può sviluppare partendo da questo cammino e facendolo ricadere nella sua definizione del territorio va sviluppato e va sostenuto. E come? Come? Dando sostegno a iniziative come quelle che dicevamo nell'undicesima ora, delle cooperative sociali che si rivolgono all'agricoltura, sistemi oggi sperimentali, il distretto di economia solidale, che guardano alle filiere corte e che quindi mettono nelle condizioni chi produce di avere un risultato diverso rispetto alla grande distribuzione, alla grande produzione. Io penso che ci siano le condizioni in questo progetto di intanto contaminarci e tentare di stare insieme. Perché guardate, l'altro grande elemento che può nascere da iniziative come queste è che nessuno detta una linea e gli altri obbligatoriamente si accorgono. Qui c'è la necessità di stare insieme con il contributo di ognuno, con il contributo e la condivisione, e dico pure anche con la difesa, perché non si realizzano i progetti solo facendo la cornice, non si realizzano prospettive dandogli il contenuto,
troppo spesso grandi idee non hanno trovato un'adeguata contaminazione, perché chi l'ha pensato è rimasto da solo, perché abbiamo paura, perché è più facile assecondare la protesta, perché è più semplice sottrarsi, perché oggi abbiamo bisogno anche, come dire, di difendere le cose quando queste rappresentano elementi di unicità e quando rappresentano esempi, se lo sono, vanno difesi. Io penso che ci siano le condizioni, anche per come l'assessore l'abbiamo creato, coinvolgendo in una prima fase, ci saranno occasioni ulteriori per avere i contributi adeguati e lo spero vivamente che questo modello che riguarda il territorio e che guarda a un solo grande tema, quello dell'occupazione, possa trovare da Senigallia una prospettiva per la nostra provincia, per la nostra regione e con tanta risoluzione anche per questa economia nazionale che è in apnea e che ha bisogno di una costruzione e anche di una prospettiva. Buon lavoro a tutti. Questo progetto, come diceva anche Silvio, parte, prende le mosse dalla grave crisi internazionale che stiamo attraversando, e ci siamo chiesti sostanzialmente se eravamo in grado, se come territorio, se come fossimo stati in grado di farci parte di noi e contrastarla, o se dovevamo insegnarsi a seguire la passione. Abbiamo trattato su alcuni temi che secondo noi erano fondamentali, il tema dei beni comuni, e una delle prime considerazioni che abbiamo fatto è che il bene comune principale che abbiamo è il territorio, che è un bene collettivo. E anche questo lo accennava anche il sindaco, un'altra considerazione che abbiamo fatto è che tutto sommato il territorio sudmeridiese, fondato sulla economia prevalentemente turistica, è un territorio che ha reso meglio la crisi occupazionale rispetto ad altri territori mio. Siamo ad esempio a Reano, dove parte di consumo con mia prima fattoria che hanno sentito il bisogno maggiore della crisi. Del turismo da essere.
Perché? Perché chiaramente lavorare 3-4 mesi all'anno sul piano nazionale è un punto abbastanza limitato, c'è pochissimo da allungare questa stagionalità a 5, 6, 7 mesi, chiaramente il fatto sul piano nazionale sarebbe più interessante, più importante. E allora si è chiesto come allungare questa stagionalità. Provenendo fino alla sicurezza accennata, con il mondo della cooperazione e in particolare del mondo della cooperazione sociale, allora è stato particolare, come dire, riferirci al settore che conosciamo meglio. E venendo al mondo della cooperazione sociale sappiamo che esiste, per esempio, tutta una domanda turistica da parte di quello che chiamiamo turismo eccessivo, cioè legato alla zona rotta della società, legato al mondo degli anziani, che spesso non fa fatica a trovare una risposta alla propria domanda turistica. Fa fatica perché o perché le strutture recettive non sono adeguate, o perché ci sono delle barriere non solo architettoniche ma anche culturali, nel senso che qualcuno, delle persone con cui abbiamo visto questo progetto, ma già sentito altre volte dire che anni fa, quando facevo il fattore, cercava spesso di organizzare settimane bianche per ragazzi disabili o per campeggi estivi e cose del genere, e frequentemente capitava, cercando di prenotare, che veniva risposto che il posto non c'era. Poi si richiamava qualche ora dopo, stesso numero, nello stesso periodo, tutto quanto uguale, semplicemente dicendo siamo un gruppo di vecchi amici, a quel punto il posto magicamente compariva. Non è una critica, non posso dire, è una barriera culturale che esiste, che c'è, però da questo punto di vista sappiamo che c'è una si fa fatica, c'è una domanda per dare una risposta. Allora abbiamo detto, perché non capovolgere un paradigma? Perché non provare a capire se come territorio, se come città riusciamo a dare una risposta a questo bisogno? Cioè, se questo territorio si attrezza, diventa accogliente, diventa capace, e poi questa domanda turistica, che poi questo diventa un'operazione interessante, sia sul piano di diretto, sul piano della una risposta di civiltà, ma diventa una comunità interessante anche per il profilo occupazionale. Quindi attrezzarsi per intercettare, raccogliere e dare risposte qualificate non dipende soltanto o esclusivamente dal fattimento delle barriere architettoniche, che è pure un problema importante che dobbiamo affrontare, ma come dicevo prima dipende anche dalla rete culturale, da anni dell'intervento di rete che sapete collaborare, ad esempio le cooperative sociali hanno una serie di competenze che potrebbero mettere a disposizione del settore recettivo proprio per l'accoglienza di persone con problemi e per le loro famiglie. Oltre al turismo accessibile, che è quello che appena, a cui abbiamo accennato, abbiamo incontrato anche altri percorsi. L'accennava il sindaco, uno di questi è il turismo religioso. La conferenza di sicurezza italiana che è sviluppata a partire proprio dal territorio della diocesi di Sinigaglia un progetto di turismo religioso, qual è appunto la cooperativa di Sinigaglia, come accennava il sindaco, che è una cooperativa con cui collaboriamo da quando è nata e con cui pensiamo di collaborare per portare avanti questo progetto. Un altro aspetto di questo progetto che insomma, a diversi target turistici, non turismo di massa, ma a diversi target turistici. Un altro aspetto chiede una riflessione fatta con il 133 sulla sostenibilità, sulla riduzione dei rifiuti, e quindi pensare anche a un turismo sostenibile, un turismo responsabile. Un altro settore è legato al turismo sportivo e parasportivo, con l'ANPIS, che è l'Associazione Nazionale per lo Sportivo e la Integrazione Sociale. Abbiamo iniziato da diversi mesi un confronto molto intenso e anzi tra l'altro da Luis Morales, il presidente dell'ANPIS, mi ha chiamato nel discorso, dicendo che oggi non può essere presente perché è in montagna con un gruppo di disabili, torna domani e mi ha chiesto di portare il suo saluto al presidente, ma ha anche detto che chiederà in maniera convinta fatto territoriale, che sono una proprietà importante. Comunque, chiuso la parentesi, tornando all'ANPIS, c'è un'altra parte con cui siamo contati, un'associazione che è la Cuba Disabili, e che tra l'altro quest'estate, a giugno scorso, ha presentato
per una settimana c'è un centro di sala con le rispettive cliniche, ed è stata una settimana dove sono stati eventi sportivi, eventi di intrattenimento e anche eventi culturali come comunistica. Un elemento qualificante del progetto è la cooperativa sociale di comunità. La cooperativa sociale di comunità è, come dire, è un progetto che non è né pubblico né privato, ma sociale, che vorrebbe candidarsi a gestire quelli che possono essere i problemi dei beni comuni, poi di momento così intendiamo per comuni. L'idea della cooperativa di comunità è una sorta di casa comune che vede al proprio interno sia i soggetti istituzionali, i soggetti economici, i soggetti sociali, e insieme mobilitare la società civile per favorire questo progetto di economia sociale. E quindi riteniamo che sia un punto qualificante. Sul progetto dei comuni, un altro aspetto che dire, è quello dell'uso, dell'uso collettivo, sui beni pubblici li consideriamo tali non perché sono proprietà dello Stato, ma perché hanno un uso collettivo. Non hanno un'istituzione pubblica per un valore dello Stato, per l'altro, per quale tutto il resto, ma il loro uso collettivo di beni pubblici. Su questo vado in fretta perché abbiamo dei problemi di tempo. Quello che vogliamo proporre questa sera è che questo progetto diventa un po' un volano del comune locale e che la cooperativa sociale di comunità diventa un cibo di connessione di questo progetto. Abbiamo diverse idee sulle quali vogliamo confrontarci in futuro con gli operatori in quanto che è grande impatto. Pensiamo a un testo di viaggio, cioè che la cooperativa di comunità svolga la funzione di testo di viaggio di quello che credo che ho detto che poi persone sono sul territorio attraverso una cosa di cani, pensiamo alle linee specializzate che riconoscono la lingua di segni, per esempio per i disabili sensoriali, pensiamo al RAI, pensiamo, ecco, tutta una serie di problemi. Adesso, ripeto, abbiamo diversi problemi di tempo, perché non sono gli occhi del progetto, perché terminiamo e quindi non riesco a entrare più nel dettaglio. Quello che tengo a precisare in questa fase è che il patto territoriale non è una cavella di bianco, è un punto d'arrivo che abbiamo svolto nel 2013, quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma vuole essere soprattutto un punto di partenza, per progettare appunto il futuro. Un aspetto importante, se abbiamo l'intelligenza di ponderare nuovi e interessanti. Un aspetto importante che deve essere presente è questo: il prossimo anno l'Italia uscirà nel 2015, che è un tema l'utilizzo di pianeta e energia per la vita, un tema che riecheggia molto le tematiche che abbiamo sviluppato in questi mesi nella nostra riflessione. Si tratta di una varie indica che non possiamo lasciarsi sfuggire, che nessuno di noi, nessuno probabilmente riuscirebbe a cogliere, anche forse insieme potremmo tentare di sfruttare. Oggi sono previsti all'evento, sono previsti 20 milioni di settori, 150.000 interessi giornalieri, quindi capite che è un importante sia dal punto della visibilità, cioè una vetrina globale, appunto, ma anche dal punto di vista dei flussi, cioè delle persone che vengono chiamate a questo evento. E qui chiudo. Pensando un po' a questo progetto, pensavamo che è importante come territorio avere una visione per il futuro. Allora, pensando un po' alla visione, per il futuro, automaticamente una vecchia architettura di Adriano Olivetti. Adriano Olivetti diceva, racconta un aneddoto di un primo motore che si passano dei mattoni. Per un altro, interrogato su quello stesso facendo, lui risponde: io passo dei mattoni, secondo risponde io costruisco un muro e il terzo risponde io innalzo una cattedrale. Ecco, noi allo stesso modo qui stasera potremmo dire
io partecipo a un convegno, oppure potremmo dire io firmo un accordo, ma potremmo anche dire noi stiamo provando a costruire un pezzo del futuro del nostro territorio. E quindi ecco, con questo auspicio, con questo dire, invito a collaborare insieme termino l'intervento. Grazie. Sul contenuto del patto e di come anche ampliare la partecipazione alle associazioni e agli enti. Io passo subito la parola al professor Boiotti, docente di marketing turistico alla IUR di Milano. È importante il suo intervento, il suo contributo nel nostro territorio e come sta focalizzando questo nuovo ambito su cui noi del turismo vorremmo avvicinarci, che è quello del turismo religioso, e come l'associazione, linguaggio, marketing e fede si uniscono e come può essere inserito e come il nostro territorio può sfruttare questa opportunità. Grazie, buonasera a tutti. Mi sono spaventato perché prima sì, ho detto che abbiamo perso tutti i treni, invece io ho chiesto di anticipare perché non perdere il treno, quindi non dovrei perdere quel treno, perlomeno quel treno. No, io ringrazio per avermi dato questa opportunità. Oggi mi presento qua come, diciamo, esperto di marketing e comunicazione dell'impresa, perché effettivamente io sono docente dell'Università di Milano, trattiamo questa materia. Però è chiaro che la mia funzione poi qua vuole essere una funzione assolutamente diversificata. Siccome non ho moltissimo tempo, però nell'intervento che farò questa sera dedicherò la prima parte un po' l'aspetto più che altro di carattere magari di visione accademica, fermo restando che poi c'è una declinazione forte, una declinazione che ho visto in questa regione si tende ad applicare in tempistiche veramente notevoli, molto brevi, ed è un'applicazione appunto di una valorizzazione territoriale della quale è stata argomento proprio oggi una presentazione importante che abbiamo fatto presso la sede della Regione Marche. Quindi, ciò a cui si dovrebbe tendere oggi è la promozione dell'ecosistema uomo-paesaggio, ovvero la tutela e al contempo la valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici di un determinato territorio al fine di ricostruire, se necessario, a mantenere il paesaggio proprio di una determinata cultura e tradizione. Paesaggio che di per sé è senza uguale, è irriproducibile, l'abbiamo visto nell'affermazione di prima. Risorsa quindi unica anche dal punto di vista economico, vero e proprio valore di mercato. Si ritiene quindi che le strategie fondamentali di tutela e rinnovazione del territorio si possano concretizzare nel riconoscimento di alcuni valori, lo accennerò molto brevemente, sono tre: la naturalità, ovvero il riconoscimento dei valori delle risorse, l'identità, ovvero il riconoscimento dell'elemento culturale della tradizione, cioè del sentirsi partecipi di un territorio, e le potenzialità economiche, assolutamente da non escludere, quindi il riconoscimento degli elementi che conservano, valorizzano e trasformano il territorio rendendolo economicamente interessante. Si ritengono quindi necessari nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che consentano politiche volte a combinare la tutela dei luoghi con la loro valorizzazione e lo sviluppo delle comunità locali. Poiché comunque nessuna efficace politica di tutela del paesaggio può essere svolta senza la partecipazione attiva delle società locali, ritengo fondamentale un coinvolgimento iniziale e permanente delle stesse e in primis dei produttori assieme alle loro organizzazioni. Se il successo di un prodotto turistico è anche quello del suo territorio, in quanto un prodotto ha insito il legame con il luogo di origine, il rilancio della terra, sottolineo, è molto importante questa definizione della terra, perché vedremo poi come siamo arrivati a definire un prodotto vero, reale, che è già stato in parte annunciato. Quindi, parlando di terra, la terra che l'ho generato è quindi un impatto sempre molto positivo quello che si dà in questo valore, tanto da riuscire a volte ad invertire anche tendenze come quelle della fuga delle campagne. Questo è però vero solo se contemporaneamente venga mantenuto anche un equilibrio tra i due elementi, quindi l'elemento prodotto, prodotto turistico, e la terra. Riconoscere e interpretare i caratteri di identità, le peculiarità del luogo e delle regole che lo legano, rappresentano dunque il supporto ideale per la progettazione e la stesura di indirizzi in grado di valorizzare e tutelare il territorio. Le linee guida si concretizzano pertanto in tre livelli di obiettivi e di risultati,
quindi obiettivi di carattere generale, obiettivi di carattere specifico e realizzazione di uno strumento operativo applicativo. Brevemente, obiettivi di carattere generale sono gli obiettivi che rappresentano il fine ultimo del progetto, ovvero gli obiettivi presi in considerazione per effettuare le analisi di questa prima fase di attività, ma anche la meta finale del progetto complessivo. Tradizionalmente consistono in semplificare e riformare le normative di governo del territorio, valorizzare e tutelare il territorio attraverso il potenziamento del comparto, ad esempio di carattere agrituristico, mediante lo studio e la previsione di modelli di sviluppo per aree specifiche, riconoscere e caratterizzare la risorsa primaria di reddito e lo sviluppo del tessuto economico e sociale dell'area, promuovere la salvaguardia e la tutela attiva delle componenti ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, attraverso progetti e politiche di sviluppo locale e territoriale condivisi. Infine, migliorare la fruizione e l'utilizzazione del territorio da un punto di vista paesaggistico, ambientale e turistico. Obiettivi specifici. Con questo termine tradizionalmente indichiamo gli obiettivi da programmare e esplicitare in linea specifica dopo la prima fase di ricognizione di indagine. Gli obiettivi specifici dovranno essere adottati con il parere di comitato consultivo, quale è stato fatto ad esempio qua, che formulerà a tal proposito delle proprie linee guida. Gli obiettivi specifici tradizionalmente prevedono individuazione dello specifico strumento di attuazione del programma finale, ovvero la definizione di repertori di regole, norme, indicazioni e metodologie da recepire da parte degli enti coinvolti, individuazione di progetti specifici pubblici, privati, ad alta suscettibilità di incentivazione all'attuazione, ed infine la determinazione di accordi di programma, di accordi ambientali territoriali, di progetti comuni da realizzare con enti locali, con la regione, con i privati, per la realizzazione dei programmi di comune interesse ai fini degli obiettivi generali, ovvero la valorizzazione territoriale, la fruizione turistica. Ultimo, infine, lo strumento operativo applicato, in base a quanto ottenuto nella prima fase di analisi del territorio, in base agli obiettivi generali, nonché alle specifiche linee guida, verranno formulate e si otterrà uno strumento operativo che sarà costituito da una ricognizione a quadri di sintesi sulle tematiche territoriali predominanti e cardinali, a un programma generale degli interventi sull'area vasta sotto forma di master plan, con proposte orientate ai progetti riguardanti interventi, piani di sviluppo, strumenti di pianificazione per la valorizzazione delle peculiarità e specificità locali del territorio, della tutela del paesaggio ambientale, della conservazione degli elementi naturalistici e culturali. Inoltre direttive di intervento, norme di indirizzo, di attuazione, proiezione di attuazione, previsione di modelli applicativi e sperimentali. Potremmo quindi parlare alla fine, e vado verso la conclusione di questa prima parte, di una carta di valorizzazione del territorio, come uno strumento studiato per migliorare la qualità dell'offerta turistica di una determinata area. Tale miglioramento è perseguibile adottando delle linee guida nelle quali sono riportati i requisiti minimi che un soggetto erogatore, quale potrebbe essere un albergo, un ristorante, un'agenzia che si occupa di incami, deve rispettare per garantire all'utente un servizio di qualità. La qualità è un elemento fondamentale. Alla base della carta di valorizzazione del territorio si pone dunque la capacità di fare sistema di tutti gli operatori, siano essi pubblici, privati, che insistono sul territorio stesso. Un altro modello importante, e concludo la parte diciamo accademica del mio intervento, è quello relativo al modello SWOT, che è un modello che prevede i sistemi locali nello sviluppo di carattere territoriale, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista operativo, sono concetti e metodi per l'analisi e il governo del territorio nei processi dello sviluppo locale sostenibili o in altri termini per interpretare lo sviluppo locale in una prospettiva di carattere territoriale. All'interno di questo quadro si può proporre di delineare rapporti tra sviluppo locale, territorialità e sostenibilità con la costruzione di un modello di sistema locale territoriale definito appunto SLOT, che è un termine che viene utilizzato di solito anche negli ambienti aeronautici per indicare un diritto di traffico, che indichi le possibilità di un'autoriproduzione sostenibile dei processi dello sviluppo dei sistemi territoriali a partire però dal livello locale. La ricerca parte quindi dal riconoscimento dell'importante assunta del territorio nei processi di sviluppo socio-economico e culturale. Tuttavia, mentre la maggior parte degli studi territoriali di matrice socio-economica considera il territorio come un sistema dinamico di relazioni intersoggettive, capace di sedimentare risorse relazionali
cognitivi e organizzativi di tipo contestuale, la concezione di territorio che guida l'approccio di cui stiamo discutendo in realtà inserisce queste componenti in una più ampia visione di carattere sistemico, comprendendo tutte le altre componenti che nel corso della storia naturale ed umana hanno veramente dotato i luoghi di risorse specifiche. In questo quadro, quindi, lo sviluppo locale non solo come un processo di crescita di un settore produttivo o di una aggregazione di carattere locale di imprese, ma come un processo di sviluppo territoriale diversificato, basato sulla valorizzazione di carattere sostenibile delle risorse materiali e immateriali presenti in un certo territorio, che coinvolge anche la sfera sociale, culturale e la capacità di auto-organizzazione dei soggetti. Mi leggo il cappellino dell'Accademia e declino. Io di solito mi occupo anche di giornalismo, una rivista che è pubblicata all'interno della CEI, si chiama Luoghi e Cammini di Fede, abbiamo parlato di turismo religioso e devo dire, sono assolutamente onorato dal fatto che la conferenza episcopale mi abbia coinvolto in un progetto che riguarda un'operatività che nasce dalla terra, dalla volontà di valorizzare la terra, di valorizzare l'impiego giovanile, che è quello che viene fatto appunto dalla cooperativa Diocesinone. E proprio questa mattina in regione abbiamo avuto un grandissimo onore di avere avuto il presidente della regione e di avere Monsignor Menichelli, Sua Eccellenza, presenti con Monsignor Busek, alla presentazione di quello che secondo me ha del miracoloso, lo dico io per la maggior parte dei casi che in mia regione non va bene, ma poi mi sposto anche in altre regioni. Ieri ero sotto il monte, una località che quest'anno vede la canonizzazione di Papa Giovanni, quindi è una località che dal punto di vista del turismo religioso avrà una grande rivalutazione quest'anno. Domani sarò a Palermo, oggi sono qua per quello che scappo, perché sennò poi perdo. Sapete che perdere gli aerei low cost poi diventa veramente un dramma, non si possono cambiare. Questo è un fenomeno molto importante che sarà da valutare. Cioè, rapporto ad esempio di avere delle compagnie low cost che possono poi portare sul territorio moltissimi. Me ne abbiamo parlato prima, l'aeroporto di Bergamo, tanto per darvi un'idea, gode oramai di una fama, per cui è arrivato ad essere forse l'aeroporto più importante milanese, Oriensele, in provincia di Bergamo, l'aeroporto milanese. Più di 8 milioni di passeggeri. Con Ryanair, non voglio fare pubblicità, è una compagnia low cost. Mi auguro che anche qua si possa arrivare magari in futuro ad avere una componente importante, mi rivolgo a chi rappresenta la Ryanair. Non solo con la Ryanair, non voleva essere, ce ne sono anche tanti altri. Vado a chiudere molto velocemente, non ho preparato slide perché l'abbiamo fatta in anteprima questa mattina ed era un po' soggetta alla volontà della collaborazione espressa dalla Regione. Sarà comunque pubblicata online e sarà presentata nei prossimi giorni, ci tenevo però a presentarla in anteprima. Questo, non so se avete modo di vederlo, però è un'iniziativa appunto che abbiamo condiviso con la cooperativa Undicesima Ora, si chiama Terre di Senigallia, Fede, Semplicità e Bellezza, ed è un progetto che è stato presentato questa mattina in sede regionale. È un progetto di valorizzazione della terra, delle terre di Senigallia, che abbiamo voluto chiamare proprio terre perché in realtà il concetto di terra al singolare sarebbe sembrato forse voler chiudersi in un'identità. Terre quindi di Senigallia che aprono a delle identità di carattere regionale. È un progetto che noi abbiamo chiaramente con la Conferenza Episcopale Italiana, della quale io sono consulente, ma che vuole poi aprirsi alle altre realtà delle diocesi marchigiane per arrivare poi a fornire alla fine un prodotto, che è prodotto in realtà di terre di Marche, o di terra di Marte, che a quel punto potremmo anche chiudere in una singolarità, che deve trovare necessariamente uno sviluppo non solo di promozione, ma anche, come dire, di vendita, perché io per molto tempo ho sentito tavolo importante, come tavolo importante questo, la volontà di promuovere un territorio, quindi ovviamente è un fatto molto importante. Undicesima Ora, ad esempio, non solo si pone in questo momento come valorizzatore di territorio, ma è esito un progetto, abbiamo parlato proprio questa mattina, che porrà in essere un'operatività con una richiesta di tour operator che opererà a livello nazionale ed internazionale per imporre in questo primo momento le terre di Senigallia, ma poi ne siamo certi con l'aiuto anche della Regione, cercherà di imporre la volontà, la voglia, la comunicazione per far conoscere sempre meglio le realtà delle terre marchigiane. Io vi ringrazio, scappo verso la stazione perché altrimenti perdo quel treno che è l'ultimo treno. Grazie. Presente a Senigallia, quindi avremo anche altri momenti, altre occasioni per
ricevere stimoli e soprattutto questo importante progetto che la Diocesi del Senigallia sta sviluppando sul turismo religioso, turismo dove in questi ultimi anni non ha subito contrazioni rispetto al turismo tradizionale. I viaggi di fede sono aumentati considerevolmente e questa possibilità di ampliare, oltre a questi percorsi di fede, naturalmente anche il paesaggio, la natura, la qualità, la bellezza dei nostri territori, possono essere delle opportunità molto importanti anche per la nostra ricettività locale. A questo ambito nuovo di turismo abbiamo poi associato altre formule di turismo. Prima di lasciare la parola ai diretti interessati, passo la parola invece agli enti che sono subentrati su questo progetto, e perché parliamo appunto di turismo sociale accessibile e di turismo sostenibile. Il consorzio CIR33 con il presidente Simone Cecchettini, che è soggetto facente parte e cofinanziatore di questa prima fase di analisi e di studio, ci illustra con la sua introduzione. Possono essere su questo fronte piuttosto interessanti.
siccome in questi anni abbiamo lavorato nell'esperienza anche dell'unico impianto di trattamento dei rifiuti della provincia, che è quello di Colimano, sono state diverse sinergie, penso proprio alla gestione del verde, alla gestione stessa di alcune problematiche che erano presenti all'interno dell'impiantistica, e la cooperazione per noi è stata il punto, un interlocutore essenziale. Ovviamente poi dopo molti di noi venivano anche dall'esperienza cooperativa e quindi c'era una sensibilità particolare, però questo ci ha aiutato ad essere coinvolti in una progettualità nuova, in questo patto territoriale che comprende, come dicevo, il comune capofila, insegnante che ha svolto questa funzione di guida e di governo fondamentale, ma tutta, fino a tutta la parata dell'isola. Quindi il nostro interesse a questa progettualità che è stata presentata nel consorzio di solidarietà e cooperativa Canuta, e che tengo insieme alle altre cooperative della GC, insomma, un'altra esperienza all'interno del nostro movimento cooperativo che ci ha permesso, insomma, di aprire un bel viatico in un comparto completamente nuovo. Quindi dal patto che parte stasera, io credo che il consorzio lascia, insomma, in eredità poi alla prossima struttura che ormai si è creata, la possibilità di andare a nuove opportunità occupazionali, perché prima il professore nella sua disamina milanese si è dimenticato una parola, di lavoro, che secondo me in questa fase non dimenticare, e anche il coinvolgimento delle istituzioni, penso anche della regione, vedo presente il dirigente del mercato del lavoro Montanini, sono secondo me dei interlocutori essenziali, perché se noi non vediamo un pochettino di lavoro, dopo tutto il resto, marketing, promozione e compagnia bella fa fatica. Quindi ragionare sapendo che in questo momento una risposta fondamentale che possiamo fare tra mondo cooperativo, organizzazioni e imprese cooperative, insieme ai comuni, insieme alle nostre realtà, può essere un volano fondamentale per l'occupazione, perché se non partiamo da qui tutto il progetto si indebolisce, e credo che anche l'assessore delle attività produttive abbia voluto proprio questo, cioè costruire un patto tra diversi enti, con diverse tematiche, tra cui la nostra, quella dell'ambiente, del ciclo integrato dei rifiuti, ma per poter dare una prospettiva e una possibilità di lavoro in un territorio che comunque con le sue difficoltà ha bisogno anche della cooperazione, anzi soprattutto di questo tipo di cooperazione, per rilanciare al primo posto la questione del lavoro. In particolare ci tengo molto, perché questo è un po' anche il compito che dobbiamo svolgere in questi mesi, un'occupazione per i giovani, perché un altro elemento, e poi veramente chiudo, dell'esperienza del consorzio, l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni è essenziale, per cui con questo tipo di progettualità riusciamo almeno a costruire occupazione giovanile, alcune possibilità in più che possono avere dal turismo ambientale, quello religioso, quello turistico, però senza dubbio partendo dalla centralità della cooperazione delle cooperative, che insieme a noi, insieme agli enti, spero per quanto mi riguarda chi mi sostituirà, possano continuare in questa interlocuzione, in questa alleanza, partendo dal fatto che noi abbiamo bisogno di creare lavoro. Consorzio, ci siamo spesi come 33 comuni a favore di questo bel progetto. Grazie. Molto brevemente, nell'ambito del turismo sostenibile, ha già spiegato benissimo il presidente Cecchettini, dove la valorizzazione del territorio e soprattutto la possibilità di sostenere progetti che prevedono acquisizione di beni, di servizi, prodotti in loco, quindi qui sono presenti, vedo tantissimi operatori alberghieri, ringrazio le associazioni di categorie, siete veramente numerosi e questo ci fa piacere, come questo tema, questo momento difficile, ci trova comunque tutti raccolti a individuare nuovi passaggi, nuovi paradigmi per tentare di ricostruire e di riprenderci il futuro. Allora, nell'ambito dell'economia sostenibile e della qualità delle nostre attività, delle nostre cooperative,
cooperative che lavorano nell'ambito dell'enogastronomia anche la possibilità di connotarsi e di stringere rapporti, patti, ed è questo che il nostro patto territoriale vuole incidere anche su questa direzione, aziende agricole del biologico, che possono essere un punto di riferimento per la qualità anche delle strutture ricettive, della ristorazione, perché possono connotare una qualità turistica molto elevata. Probabilmente questo legame, questa rete tra aziende, tra produttori e strutture ricettive, attività economiche, non sempre è avvenuto. Questo potrebbe essere un'opportunità. Non significa che ci si basa sempre ed esclusivamente sull'aspetto economico, che ovviamente è un dato rilevante, ma forse non ci siamo mai confrontati fino in fondo per cogliere invece le opportunità che le aziende che risiedono nella nostra provincia possono garantire prodotti di altissima qualità, di tracciabilità, e quindi veramente offrirci a un turismo e a un turista che coglie questo aspetto. A questo ovviamente elemento e approfondimento che tenevo di introdurre, l'altro ambito che vogliamo approfondire è quello del turismo sociale accessibile. Noi abbiamo nel nostro territorio molte cooperative sociali che da sempre sono conoscitrici delle dinamiche e delle esigenze del settore dello svantaggio sociale, perché ogni giorno svolgono queste attività di integrazione e di supporto alle tante famiglie che al loro interno hanno persone disabili per disabilità fisica, sensoriale, psichica, o che hanno necessità di assistenza per i propri anziani. Ci siamo chiesti però, queste cooperative che hanno una grande professionalità, come possono essere utili anche nell'ambito del turismo, anche nell'ambito del sostegno delle strutture ricettive per offrire i loro servizi, per garantire al turista o alla famiglia che si trova, che si alloggia, faccio un esempio, nella struttura ricettiva, ma che ha necessità di un'assistenza per, penso che so, un trasporto dalla struttura alberghiera a un luogo d'arte o di un percorso di fede, che possa avere un'assistenza legata per esempio all'accessibilità a uno stabilimento balneare. Cioè, abbiamo queste professionalità, possono essere un valore aggiunto per il nostro turismo, per le nostre strutture? Noi riteniamo di sì, e su questo c'è stato appunto il coinvolgimento e la presenza delle associazioni sociali. Che passo quindi la parola a Stefano Curattini, che interviene per la Camera di Commercio. Ringrazio anche il dottor Manzotti, che è presente in sala della Camera di Commercio, che interviene ovviamente come soggetto promotore del patto, e nonché Stefano Curattini, anche presidente dell'AGC Marche. Grazie Assessore, buonasera a tutti. Ma semplicemente per riprendere un po' le fila e focalizzare l'attenzione su quello che è il ruolo della Camera di Commercio, che anche in tempi remoti, 200 anni fa, nel momento in cui c'era la sua prima Costituzione, ha seguito sempre lo sviluppo del sistema imprenditoriale, se così lo possiamo chiamare, perché è parte dell'epoca. Poi questo sviluppo, insomma, ha abbracciato anche, piano piano, altre tematiche, l'area dell'occupazione, l'occupazione degli braccianti, quella un po' più artigianale e industrializzata, e poi arrivare a porre più attenzione al territorio e al suo sviluppo locale, guardando molto ai giovani, quindi le politiche per un sostegno di giovanile, alla formazione anche di figure all'interno delle aziende, e oggi più che mai in un'attenta e oculata gestione sia economica ma anche di programmazione, che contributo anche delle categorie datoriali dei lavoratori, che fa parte del Parlamento della Camera di Commercio, sono, come dire, di indirizzo innovativo, dove si guarda un po' a nuovo, un po' sulla falsa riga di un pensiero di Alfred von Wittor, che diceva: ogni nuova idea inizialmente può sembrare folle. Di fatto nulla si impone, tutto si crea con la forza dell'idea, non sicuramente sarà follia. Ora quindi sarà follia, ce n'è poca, ma un pizzico di nuove idee
ce ne sono state, perché se è vero che le organizzazioni del movimento cooperativo e la Camera di Commercio hanno offerto insomma, questo loro sostegno, l'idea è partita proprio dal basso, perché dal basso da un territorio, peraltro a vocazione turistica, su un tema che parte appunto dal turismo, ma un nuovo modo di operare, un nuovo modo di operare che ha stimolato molto la Camera di Commercio a sostenerlo, a verificarlo e eventualmente anche ad esportare questo modello, perché non ci scordiamo che la cooperazione, in un'analisi che è stata fatta dal Censis in occasione dei festeggiamenti dell'anno internazionale della cooperazione, che poi è stato il primo rapporto statistico, ha testimoniato la crescita, la tenuta in alcuni sistemi settoriali e in determinati ambiti territoriali, ma anche quello che è stata la crescita occupazionale. Una cooperazione che comunque ha risentito nei tempi di quelle che sono state passate all'interno nelle proposte politiche, ma di quello che oggi sono ancora più i tagli, perché quello che la cooperazione insomma, come dire, prende per investimento dall'apparato pubblico sono cifre veramente esigue. Queste somme le mette sempre almeno ad una valutazione di progetto. Chiaramente anche la cooperazione si è dovuta reinventare, aggiornandosi, perché questo lo impone anche, come dire, un'esigenza di tutte le forme di imprese che fanno parte della Camera di Commercio. Questo loro modo di orientarsi ha atteso un po' a quelli che sono i sentimenti di questo progetto, quello che comunque nella parte morale alla Camera di Commercio è piaciuto, cioè di passare da una gestione individualistica e di nicchia a una gestione collegiale che crea il sviluppo del territorio, sostenibile. E contatto, ma se non altro l'occupazione, con la stessa intensità e tenore del presidente del CIR, occupazione, questa è la parola chiave. Chiaramente io non vorrei aggiungere altro se non, visto che sono stato citato anche come rappresentante della GC e non volendo poi appropriarmi nel ruolo della nostra rappresentante, dire solo quello che le centrali cooperative a livello nazionale stanno facendo. E che hanno promosso, che hanno sperimentato, che stanno portando a compimento anche su questo territorio regionale. E qui anche questa iniziativa del patto territoriale è, come dire, una forma di patto integrale. Sto parlando dell'alleanza delle cooperative italiane. Sono le tre centrali storiche di rappresentanza che sono nate da movimenti politici differenti, quelli che un tempo stavano ricollocati sul tricolore della bandiera italiana e che oggi, anche perché diciamo, forse con un crollo di ideologie, con alcune difficoltà politiche e altre difficoltà di imprese, sono riusciti a mettersi insieme in maniera tale da interloquire in maniera unica, forte, con una visibilità diversa, innovativa, giovanile, della cooperazione nel sistema politico italiano. Dopo un anno di esperimento, qui siamo nell'anno 2011, questo progetto, l'interlocuzione politica è cambiata notevolmente. Di lì si è provveduto con un passo in avanti, si sono fatti anche gli organismi centrali dei settori che hanno portato soprattutto in quello che è la politica agricola e la pesca notevoli riflessi positivi nella caduta delle imprese. Chiaramente questo percorso si sta facendo anche a livello regionale e speriamo di giungere anche qui alla costituzione di questa alleanza delle cooperative, che dovrebbe essere un'alleanza che ha alla base anche un disegno strategico, non solo quello di abbracciare le grandi politiche, no? Come si sente parlare dell'housing sociale, perché abbiamo dei percorsi insomma, in analisi, non solo come una cooperazione agricola o quantomeno l'agricoltura in generale, perché nel frattempo che mosso anche un'alleanza che si chiama Insieme, l'alleanza delle centrali cooperative di settore agricolo con le organizzazioni professionali per l'eccezione della mancata partecipazione della Coldiretti. Anche questo sistema agricolo riunito in aree insieme, che rappresenta il 70% di quello che è l'esistenza del mondo, sta portando dei risultati positivi in campo nazionale, in campo europeo, in campo regionale, anche per quello che riguarda la nuova gestione della parte del BSR. Per dire, questo è un altro filone che si sta seguendo, altre iniziative secondo me potrebbero essere non legate al mondo del trigo, cioè il presidente che ricopo qua. Sappiamo benissimo quanto anche la Camera di Commercio.
commercio, peraltro contribuisce con contributi significativi per quello che sono le somme nella crescita e nello sviluppo del sistema Confidi, perché Marco, oggi gli operatori in sala, penso che lo sanno meglio di me, concedono credito a fatica, se non è poi abbondantemente garantito. Di qui anche la gestione di un nuovo, della nuova programmazione comunitaria, di cui ne abbiamo discusso venerdì e giovedì, se è la risposta a fornire ulteriori contributi anche al sistema del credito, quindi in questo caso può finire in primis. Di qui poi ci sono tutta una serie di iniziative che possono abbracciare altre tematiche che sono un po' più particolari sul sistema dei trasporti, sul sistema del digitale, sul sistema delle infrastrutture. Anche lì la cooperazione, secondo me, oltre che creare nuove forme di impresa, ha necessità di riappropriarsi di quello che nel tempo gli è sfuggito. Chiaramente la cooperazione è coesione, la cooperazione è territorio, è paese, è borgo, è tutto. E di qui anche quelle che sono le iniziative che i comuni migliori, le aree intercomunali, di più comuni comunque che possono interagire tra loro, deve nascere necessariamente un'informa compresa. La trasversalità che la cooperazione ha, e questo è come dire anche riconosciuto dal sistema camerale, la tiene oggi ancora un attore protagonista di quello che è lo sviluppo del sistema economico. Il Presidente più volte ha richiamato la necessità di convergere in iniziative comuni sui territori. Io reputo che questo nel comune di Sengania possa essere solo il primo di una serie di iniziative cui la Camera di Commercio, il sistema cooperativo, no, darà, come dire, la sua attenzione e il suo sviluppo. Chiaramente siamo in un sistema turistico, nel comune dove si caratterizza per il sistema turistico, ci auspichiamo anche di poter convergere ad altre forme di sviluppo integrato con le organizzazioni, come dire, del mondo del commercio. C'è presente in sala il direttore regionale Confesercenti, alla quale insomma devo riconoscere quello che è il suo impegno che quotidianamente mette. Di qui possiamo anche trovare nuove forme di impresa, perché la Camera di Commercio, laddove non riesce, come ho detto prima, per una gestione accumulata del bilancio, ad offrire degli adulti, è sempre presente anche con quello che sono gli studi, le ricerche fatte, a quello che possono essere le necessità di strutturare progetti, ma anche per vincere e vedere quelle che possono essere nuove tematiche da affrontare in tema di occupazione. Io vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro. Marina Marinelli, referente delle centrali cooperative provincia di Ancona, che opera all'interno delle varie associazioni del sociale e a cui chiedo, data la platea degli operatori economici, come il ruolo delle cooperative possono dare il loro contributo.